Rubrica Il lavoro che c'è, oggi compiremo un viaggio alla scoperta di quello che possiamo definire il nuovo mestiere, ovvero il creatore di contenuti digitali mediante i social network più diffusi. Il protagonista è Filippo, 22 anni, creatore e gestore della pagina Trash Bitches. Anzitutto, tu come definisci il tuo lavoro? Il mio lavoro è un lavoro che nasce dai social. Trash Bitches è una pagina Instagram e anche Twitter che ha 542.000 follower, che si occupa prettamente di programmi televisivi e di tutto ciò che concerne l'intrattenimento. Ti va di descriverci in breve di cosa ti occupi? Sì, il mio lavoro si occupa di creare contenuti, di meme o commenti, fare commenti su quello che vediamo ogni giorno in televisione e intrattenere il pubblico dei social cercando di fargli staccare per quei 2-3 minuti la spina, cercando di strappare una risata a tutti quelli che mi seguono. Come e quando è nata Trash Bitches? Diciamo che la mia passione per i meme nasce già da quando avevo intorno ai 12 anni. Facevo meme sul wrestling, quello che era un po' la moda di quel periodo, ecco. Intorno ai 2 anni e mezzo fa stavo guardando un programma che è l'Isola dei Famosi, che penso tutti voi conosciate, e mi sono domandato: perché non trasferire la passione dei meme che avevo 12 anni adesso? E da lì è nato appunto Trash Bitches, ovvero fare dei meme su quello che succede nella televisione italiana. Qual è la struttura della tua giornata lavorativa e se ha una struttura la tua giornata? Ecco, in realtà non c'è una struttura, perché tutto quello che concerne il mio lavoro non dipende da me, dipende da quello che succede nell'ambito del gossip e della cronaca rosa in generale. Io ogni mattina mi sveglio, controllo i miei social, se ci sono degli aggiornamenti, gossip rilevanti da pubblicare in pagina, e poi la giornata prosegue in base a quelli che sono i programmi in onda in quel giorno. Quali pregi e difetti riscontri nel tuo lavoro? I pregi, vabbè, sono molto scontati: il fatto di avere comunque un grande numero di follower. Uno forse dei pregi più importanti è quello di avere delle conoscenze con i personaggi pubblici e quindi avere un vasto pubblico, non solo di persone tra virgolette normali, ma anche di veri e propri VIP. I difetti ci sono: è un lavoro in cui tu devi stare sempre sul pezzo, devi usare parte della tua giornata, parte della tua vita a seguire quello che succede in televisione o in ambito dell'intervento. Dalla tua vita, dalla tua sfera sociale, togli una percentuale che, parlando di vita sociale, è comunque importante. Invece, Filippo, che evoluzione pensi possa avere questa tua occupazione in un futuro prossimo? Questa è una domanda che io mi chiedo ogni giorno in cui apro Instagram mi dirò: a che cosa mi porterà Trash Bitches? È una domanda a cui oggi non so rispondere. Il mio sogno sarebbe quello di portare Trash Bitches a un ambito lavorativo che riguarda appunto la televisione, nel mondo autoriale per esempio mi piacerebbe molto entrarci. Al momento il mio lavoro è Trash Bitches e mi godo quello che ho. Raccontato così il tuo mestiere sembrerebbe un gioco da ragazzi. Invece, che consiglio ti sentiresti di dare tu a chi vuole intraprendere una strada nel tuo stesso settore? Allora, in qualunque settore per intraprendere una strada c'è bisogno di passione, quindi prima di intraprenderla bisogna chiedere a se stessi: è la mia passione? Perché in qualsiasi tipo di lavoro, se c'è una passione, non si lavora mai. Quindi il consiglio che sento di dirvi è: se volete intraprendere questa strada, già voi ve ne potete accorgere dal fatto appunto che accendete la televisione, siete interessati a quel reality. Se non c'è questo piacere di vedere, di esplorare, di creare contenuti, ahimè, è impossibile. Se c'è invece, buttatevi a capofitto, perché io mi ci sono buttato e ho raggiunto i miei 542.000 followers. Esatto. Infine, Filippo, a fine giornata, cos'è che ti fa sentire più appagato? Quando mi metto a letto e penso a quello che ho creato, appunto, l'aver creato qualcosa che potrebbe veramente cambiarmi il futuro. Un qualcosa di mio che mi piace e che ha avuto successo. Ti ringraziamo, Filippo, per la tua disponibilità, gentilezza e professionalità.
qui con la dottoressa in scienze ambientali Cristina Turco. Dottoressa, qui a Taranto, presso la spiaggia pubblica Viale del Tramonto, zona San Vito, è solito trovare la Posidonia. Ma che cos'è? È convinzione errata credere che Posidonia oceanica sia un'alga. Il cittadino comune tende a non sapere che quella che erroneamente viene chiamata alga in realtà è una pianta dotata di radici, fusto e foglie. Dottoressa, talvolta, per ragioni puramente estetiche, la Posidonia viene rimossa dalle nostre spiagge. Ma è corretto agire in questa maniera? Quando si affrontano tematiche così delicate non esistono verità assolute. Le foglie morte di Posidonia sulla spiaggia non sono sporcizia, bensì servono a proteggere le spiagge dall'erosione da parte del mare. Ebbene sì che il mare segue i propri processi naturali riprendendosi le foglie di Posidonia, ma è anche vero che queste, una volta sulla spiaggia, tendono ad essere sommerse dai rifiuti antropici, come la plastica o il vetro, e quindi inevitabilmente il processo naturale sarebbe intaccato. Siamo con Esther Agulino, operatrice del centro antiviolenza Giuridicamente Libera. Esther, quando è nato il centro e perché? Allora, il centro formalmente è nato nel 2018, ma in realtà le operatrici, le avvocate, le psicologhe che all'interno operano sono delle esperte nella tematica della violenza di genere. Già da anni abbiamo delle operatrici che operano all'interno di vari centri di violenza addirittura da 30 anni, quindi siamo tutte esperte formate nella tematica della violenza di genere. Il perché è per aiutare le donne vittime di violenza di genere ad uscire dalla violenza, a percorrere questa lunga strada che è faticosa, che è tortuosa, per poter uscire e liberarsi finalmente dal proprio uomo, compagno o marito violento all'interno delle mura domestiche. Quindi questo è lo scopo più importante. La violenza fisica e psicologica sulle donne è una problematica purtroppo attuale. Come si può fare per essere libera dalla violenza e come si può risolvere questo problema? Il nostro metodo qui è quello di sostenere le donne attraverso un percorso di empowerment, cioè di potenziamento. Potenziamento vuol dire fare capire a queste donne cosa possono fare, perché quando arrivano qui sono donne svuotate, completamente annichilite, sono donne che non sanno neanche come si chiamano, quello che possono o non possono fare, sono state svilite dal proprio uomo per anni, e quindi è importante che prendano consapevolezza delle loro capacità, della loro forza e soprattutto che la violenza che hanno subito non è il risultato, non è colpa loro, perché sono donne che si vergognano e pensano di avere colpa in questo processo di violenza. Infatti un'altra caratteristica dell'associazione è che siete tutte operatrici donne. Dobbiamo essere tutte operatrici donne, ce lo impone la Convenzione di Istanbul, che è diciamo la legge, la convenzione fondatrice, fondante dei principi fondamentali per la lotta alla violenza di genere. Giuridicamente Libera offre anche dei corsi di formazione. Cosa sono e a che cosa servono? Allora, i corsi di formazione sono di due tipi, sia la formazione per le nuove operatrici che volessero diventare delle volontarie, perché noi qui agiamo tutto esclusivamente in volontariato. E per diventare operatrici e per fare il volontariato in questo particolare settore devi essere veramente particolarmente formata. Stiamo facendo adesso l'ennesimo corso e poi noi facciamo anche formazione nelle scuole. Il 2020 è stato un anno difficile, un anno che ha sconvolto per sempre il nostro modo di vivere. Oggi per la rubrica Una voce nella città chiederemo ai nostri cittadini quali sono, secondo loro, le più grandi sfide che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021 che è appena cominciato. Il 2020 è stato un anno a dir poco difficile. Quali sono, secondo te, le maggiori sfide che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021 che è appena iniziato? Beh, sicuramente la ripartenza delle imprese
e quindi tutto l'inizio per i ristoranti, per le industrie di ripartire al meglio, speriamo, anche con gli orari, con tutte le restrizioni che ci sono state, e anche per i lavoratori, per la gente comune, ricominciare a uscire, a vedere persone, ad avere approcci umani con le persone, non sarà facile, ecco. E a livello sanitario, come pensi che il piano vaccinale, come pensi che procederà? Ma io spero che gli italiani si mettano, ecco, una mano, diciamo, sulla coscienza e capiscano che questo vaccino è importante, che va fatto per ricominciare a vivere normalmente. Quali pensi che saranno le sfide che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021? Prima di tutto la crisi economica, tutto chiuso, pure anche il fatto, no? Zona gialla, zona rossa, zona arancione, no? Cioè, non lo stanno gestendo bene, secondo me, perché comunque tanti negozi, tanti anche i bar, i ristoranti potrebbero rimanere aperti, oppure anche vari settori tipo la musica, tante cose che non sono state prese in considerazione e che comunque ne stanno pagando le conseguenze. Quali saranno, secondo lei, le maggiori sfide che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021 che è appena cominciato? Sono tante, sono enormi e sono molto e seriamente preoccupato, perché non vedo in alcuni italiani la buona volontà di aiutare il prossimo, come dice giustamente tutti i giorni il Papa. Qui ognuno pensa per sé. Pensano ai propri utilizzi, ai propri affari, e nessuno che dà una mano a chi ha bisogno. La nazione è senza una lira. Come facciamo a ripartire se non cominciamo da noi, che spendiamo soldi dello Stato, la Regione, i comuni? Dobbiamo tagliare tutte le spese superflue, i grandi stipendi, le grandi pensioni, il spreco di denaro pubblico che si vede, si veda a occhio nell'ambito del paese. La sfida non è sanitaria per lei, sarà principalmente economica e sociale. Ma della sanità oramai sappiamo quasi tutto, dobbiamo fare i sacrifici, dobbiamo pregare il Signore, per chi ci crede, che non ci tocca a noi, però bisogna fare attenzione, la mascherina, legittime cose che oramai sappiamo tutti. Quindi il problema grosso è l'economia. E i posti di lavoro, ma sta povera gente che non lavora, che non ha un posto, che non ha uno stipendio, ma ci vogliamo pensare oppure ci pensiamo quando è troppo tardi? Qui sta il punto. I politici devono mettersi in testa che viviamo un momento drammatico, stiamo dentro al dramma in questo momento. Il dramma significa l'economia del paese che è distrutta. Quali saranno, secondo lei, le maggiori minacce, le maggiori sfide che l'Italia dovrà affrontare in questo 2021? Credo che l'Italia ha una serie di problemi enormi da dover affrontare, a parte il problema a livello chiaramente sanitario con questa pandemia, ma è un problema che già avevamo precedentemente e sicuramente sarà di non facile realizzazione. Vediamo che infatti già adesso siamo di nuovo in una situazione direi anche abbastanza drammatica, perché si tornerà sicuramente a un lockdown un pochino più ristretto, e quindi questo è un aspetto importante. Il secondo è la parte lavorativa di questi giovani, che e non solo giovani, ma anche di tutte le persone che sono senza lavoro. C'è un indotto a livello soprattutto di turismo che soffre moltissimo, e quindi rispetto ad altre nazioni come può essere la Germania, che chiaramente consente di stare in una situazione sicuramente più facile della nostra, è un problema sicuramente molto importante. Per oggi è tutto, ridiamo la linea allo studio.